tre giovani ceceni, due giovani russi hanno accettato di essere ospitati da noi e di ospitarsi tra loro. Questo nucleo dinamico umano è ciò che ha fatto nascere Rondine, è ciò che fa vivere Rondine, è quello che farà vivere, perché è l'ospitalità reciproca tra nemici che scoprono di non essere nemici e tra umani che capiscono che possono diventare nemici. È nato stando dentro la relazione, come diciamo qui a Rondine, stando dentro il conflitto, perché per noi conflitto non è una parola negativa, è la vita. La vita cresce attraverso il conflitto. Quindi la vita ha bisogno di forme, ma la vita il giorno dopo non sopporta la forma del giorno prima. Crediamo che nel mondo si possono suddividere le persone anche su queste due categorie. Chi ha il desiderio di conservazione e chi ha il desiderio di sviluppo. Il desiderio di conservazione è chi investe energie per cercare di stare protetto, di non rischiare di perdere il suo lavoro, di non rischiare di intervenire in un contesto che vede complicato, come un contesto in conflitto, in guerra. Secondo noi il leader ha quel seme che nel momento in cui vede qualcosa e ne sente o ne vede i motivi per migliorarlo, interviene subito. Rondine cerca di selezionare persone così e a queste persone vuol dare tutto il necessario per riuscire a realizzare quella che è l'idea di impresa. Quando una persona riesce a decostruire l'immagine del nemico e scoprire la persona, l'altro, entra in una logica di impresa di relazione. E quella è l'impresa sociale. Chi sa stare nella relazione è un player leader di mercato, perché se non sai stare nella relazione, alla fine sarai un conservatore di te stesso, che può durare una stagione, può durare una generazione, ma non potrà mai essere generativo. In cui stringi un patto con un ragazzo proprio per andare a incidere nei territori e vedere di abbattere le guerre, di diminuire il numero delle guerre, di intervenire in un contesto dove c'è un conflitto e vedere in qualche modo attraverso l'inserimento di una persona che può cambiare le cose, è un patto di vita. Ecco perché a Rondine non ci si viene per un campus di 7 giorni, ma ci si viene per una formazione di 1 anno, 2 anni, che sono le formazioni che ti permettono di cambiare davvero un atteggiamento mentale. Non vedo l'ora di tornare a casa per fare qualcosa bene per la mia società, perché prima ero molto motivato e mi sentivo che ero capace di fare qualcosa, ma ora sono sicuro che sono capace di fare le cose e io voglio fare parte di quel sviluppo che sta succedendo nel mio paese ora. Proprio qua a Rondine sto facendo un percorso sull'ambiente, quindi io voglio coinvolgere la società civile e questi ex insurgenti, ex terroristi, ex guerriglieri, per farlo proprio che si lavorano insieme. Lavoriamo su questo obiettivo che è molto importante, sviluppare il nostro paese nel senso di ambiente, però collegandolo con le società, che alla fine viviamo insieme e facciamo Colombia crescere insieme. Sono di casa a Rondine, noi abbiamo un via vai di ambasciatori continui, prima di tutto dei paesi, dei giovani che stanno qui in formazione, perché
I paesi là devono sapere che un figlio della loro terra è qui e a farci cosa. Tutti sanno che qui si sta a tavola con il nemico. È la prova per le istituzioni. Se vogliono la pace, devono fare il tifo. Qui a Rondine era un paese abbandonato. Noi abbiamo preso, offerto dal vescovo di allora, fateci quello che desiderate, costruiteci i vostri sogni. E siamo stati fedeli, abbiamo costruito il sogno. Il sogno poi, strada facendo, si realizzava in modi diversi dalle aspettative. Quindi siamo stati dentro il sogno che si costruiva piano piano e la realtà è diventata più bella e più ricca di quello che ci saremmo aspettati.